Ciao ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale, bentornati nella nostra carriera allenatore con il Monza. Si parte con una cessione molto importante, perché infatti ragazzi abbiamo ricevuto un'offerta di 43 milioni per Stefan Elshiraoui. Regà, quest'anno Elshiraoui sta facendo fatica e soprattutto abbiamo fatto una trattativa tale che ci permette di rimanere con Stefan fino a gennaio, e poi appunto a gennaio avremo questi soldi per trovare un trequartista valido. Però fino a gennaio Stefan rimarrà, e per questo motivo raga io mi sento di andare a venderlo. Lo so che è un titolare, ma appunto da adesso, siccome non sarà più il nostro giocatore, non sarà più neanche... Oddio, cosa è successo alla videocamera? Scusate. Dicevo, da adesso Elshiraoui andrà in panca e Sir Daniel Maldini, siccome già volevo metterlo titolare, prenderà il posto ufficialmente. Quindi Elshiraoui venduto al Barcellona, sono felice per lui. E Maldini, che tra l'altro è giovane e ha 82 di overall, appunto andrà titolare. Quindi Elshiraoui andrà a fare la super sub e Sir Daniel Maldini andrà titolare. Tra l'altro Maldini 88 di resistenza, 99 di velocità scatto, 95 passaggio corto, 91 controllo palla. Insomma, l'abbiamo cresciuto noi ed è diventato veramente forte, ma tanto forte. Tra l'altro nel frattempo facciamo crescere anche Demir, e poi vabbè, con 40 milioni regà un sostituto buono lo troviamo. Però ecco, Maldini state tranquilli perché lo può fare titolare, anzi si meritava, a prescindere dalla cessione o meno di Elshiraoui, di essere il nuovo titolare del Monza. Oggi però, ragazzi miei, c'è la partita più importante di tutte contro il Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain finalista di Champions League, Paris Saint-Germain che adesso è l'unica squadra ad essere a 4 partite con 12 punti. Il Nizza lo ha superato in classifica, ma soltanto perché ha una partita in più, e questa qui è la nostra squadra. Briand, tra l'altro, è diventato un 92 di overall, lo stiamo allenando parecchio. L'anno scorso non abbiamo mai vinto contro il Paris Saint-Germain, abbiamo rischiato di vincere al ritorno, però ci hanno battuto. Questa è la formazione del Paris Saint-Germain, ormai la conosciamo: Neymar, Mbappé, Richarlison, Areola, Marquinhos. Conosciamo benissimo tutti i loro giocatori, ma il Paris Saint-Germain non conosce i nostri tre nuovi acquisti: Odegaard, Williams e Nathan Aké, e soprattutto Briand come prima punta. Questo diciamo che può essere il match che un po' gli allenatori chiamano il match prova del 9, dove appunto andremo a paragonare la nostra squadra contro una big che nella stagione scorsa, con appunto la formazione dell'anno scorso, non abbiamo mai battuto. Quindi vediamo cosa sappiamo fare. Ricordiamoci che dopo abbiamo anche l'Arsenal in Champions League e avremo i giocatori tutti stanchi. Quindi insomma, si parte proprio bene oggi. Tutto pronto ragazzi, via! Partiti! Odegaard sul pallone, Politano. Vogliamo vincerla questa partita a tutti i costi per prenderci, diciamo, il podio. Vogliamo arrivare primi in classifica battendo il Paris Saint-Germain. Tra l'altro siamo anche in casa nostra, e qui c'è Williams che prova ad andare in mezzo a due. Pavard, ancora Williams, Williams va giù, Pavard però non la dà velocemente, però riesce lo stesso a superare Williams. Vabbè, sto Pavard parte veramente fortunato. È il Paris Saint-Germain del resto, raga. Ha una bella squadra e sono anche molto fortunati, perché al ritorno infatti sul 2-0 non so quanti gol abbiamo sbagliato. Pablo Sarabia, Williams questa volta si sveglia e prova a far ripartire la squadra, ma Richarlison addirittura a prendere palla. Ancora Richarlison contro il capitano Frattesi, Richarlison prova a puntare Nathan Aké, che ci mette il piede questa volta, e il pallone passa su Sir Daniel Maldini. Frattesi adesso, Frattesi, non c'è nessuno che gli va incontro, allora Frattesi decide di allungarsela. Frattesi fa tutto molto bene, il capitano Frattesi entra in aria, il cross per Martin, no! Odegaard, non puoi, a porta vuota! C'ha la testa cubica Martin Odegaard, è la seconda volta che mi sbaglia i gol di testa praticamente a porta vuota. Porca di quella, veramente. Potevamo già andare in vantaggio con gol di Odegaard. Giocatore veramente fuori classe, però porca di quella, di testa, oh, non ne fa uno manco per sbaglio. Qui Maldini, guardate, col 99 di velocità
riesce a non farsi anticipare da nessuno. Quaresma contro Mbappé, per adesso non gli stiamo facendo toccare palla, però ho tanta paura di quando toccheranno. Politano, bella questa azione, Xavi Simons per Briand, di tocco, oddio! Eccola infatti adesso la palla toccata dal Paris Saint-Germain con Mbappé che va adesso a cercare Winks, l'ex Tottenham, Coop Miners, prova ad andare contro Edoardo Quaresma, ancora Winks, Mbappé si gira, Mbappé! Radu, dai raga, cazzo quel Mbappé lì è troppo forte, però ci voglio provare lo stesso a fermarlo in qualche modo. Quaresma intanto per Odegaard che va a cercare il capitano, punta Soyuncu, il capitano, guardate come combatte il capitano! Bravo, ok. E poi Xavi Simons, l'ex, vediamo se non arriva il capitano Frattesi, sempre su Soyuncu, che è praticamente l'ex Leicester City ad avere in mano le redini della difesa, non Marquinhos. No, raga, dobbiamo approfittare del loro non centrocampo, dobbiamo stravincere la partita a centrocampo. Loro hanno due giocatori a centrocampo, noi tra mediani e trequartisti ne abbiamo cinque. Quindi dobbiamo veramente far valere la superiorità numerica. Xavi Simons per Briand che prova a cercare Politano, ma passaggio brutto. Siamo già al 45esimo, punteggio ancora in parità e si va a fine primo tempo ancora con un punteggio in parità di 0-0. Una bella partita, abbiamo sbagliato un gol praticamente a inizio match con Odegaard. Vediamo di rifarci raga, me la sento buona. Dobbiamo vincere anche perché siamo in casa, non mi va bene neanche un pareggio, cazzo. Possibile che dopo tipo questa qui è la quinta partita contro il Paris Saint-Germain e non ne ho vinta una. Cioè, bestiaccia nera sto Paris Saint-Germain. Briand e Odegaard qui fermano tutto, però commettono fallo. Mbappé a fare un assist dalla difesa. Maldini, attenzione perché è una buona occasione questa con Politano per Briand che va a cercare Odegaard. Odegaard contro Soyuncu. Odegaard, i due acquisti, Odegaard e Soyuncu, rispettivamente di Monza e Paris Saint-Germain. Però il turco, regà, continua ad essere in netto vantaggio rispetto ai nostri giocatori. Gran difensore questo Soyuncu. Beh, altrimenti non sarebbe al Paris. Dall'altra parte, Coop Miners per Neymar in aria. Quaresma, anche lui blocca tutto. Efti, guardate come stiamo uscendo da questa azione, però. Porca di quella come pressano. Xavi Simons, vediamo se ci arriva. No, c'è Neymar, Winks. Richarlison, punta l'uomo, Richarlison, adesso Winks. Occhio al tiro, ancora Quaresma, sempre Quaresma. Poi Frattesi che va a cercare Odegaard, anticipato sempre da Soyuncu. Ma è ovunque. Briand, fatti vedere di più, non ti ho ancora visto una volta. Richarlison contro adesso tutto il nostro Monza, Neymar, Williams di testa, Sir Daniel, Frattesi, Odegaard. Aspetta l'inserimento di Briand che non arriva, il pallone è troppo indietro, però Briand se la riesce a portare per andare al tiro di destro! Mamma mia! Areola, facile! E poi Marquinhos ovviamente impedisce un rischioso controllo del pallone. 66esimo, possiamo fare qualche cambio. Solito cambio, fuori Politano, dentro Righi, con Briand trequartista e Odegaard trequartista destro, per provare a rientrare e a fare un gol dei suoi a giro. Vediamo se Divock Origi la sblocca lui questa partita, vediamo. Occhio per adesso a Winks, dentro Neymar, dentro, 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 dentro! Uno lì! Ma lo sappiamo! Ma Dio mio! E che cazzo! Neymar, primo gol in Ligue 1 ovviamente, adesso ci sono i cambi, è entrato Divock Origi, Briand a fare il trequartista al 73esimo, 0-1, anche quest'anno! Anche quest'anno! Cazzo, andiamo raga! Xavi Simons allarga proprio per Odegaard, spostato in quella parte per provare a rientrare, però se la prova a spostare sul destro, ancora Odegaard va dietro da FT, poi Xavi Simons, l'ex Xavi Simons, Xavi Simons, Xavi Simons, pallone che passa ma non passa! Passa ma non passa, cazzo! Mbappé qui, numeri su Quaresma, Winks allargano, Neymar, ma possibile che nessuno si compra Neymar e Mbappé? Possibile! Neymar ancora dentro, Winks, cross in mezzo, Williams, e Ake, Ake va giù, rimane giù, ma non è fallo, poi Ake, sì vabbè, dai, vabbè, ma cos'è, ma cos'è, ma cos'è, ma cos'è, quello tira, pallone che rimbalza su Ake, e Neymar insforbiciato, ovviamente lui era lì,
2-0 sto Paris Saint-Germain non mi dà tregua. Non mi dà tregua. Efti, buono per Odegaard. Posizione di Odegaard è regolare. Allora Odegaard entra in aria. Odegaard e Odegaard molto bene le finte. Dentro Righi. No, Soyuncu. Ma perché? Contro di noi diventano tutti Beckenbauer i difensori. Ma dai, ma dai, ma dai. Fuori Mbappé. Ma l'87esimo sul 2-0. Vediamo. Righi. Orino. Fuori Odegaard, dentro il Sharawi per questi ultimi minuti, ma altra sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Io non ne posso più, ragazzi. Io veramente non ne posso più di questo Paris Saint-Germain. Non so che cavolo abbiamo per non batterli. Cioè, è incredibile. Oh, se becchiamo il Paris Saint-Germain abbiamo perso. Sicuro come l'oro. Sicuro come l'oro. 2-0 poi, manco uno. 2-0 in casa nostra. Raga, è incredibile veramente, non c'ho parole veramente, ve lo giuro. Il gol di Neymar non lo voglio nemmeno vedere. Il primo, ok, ma il secondo, dai, che cazzo di gol è, raga? Questo qui, guarda, rinvia, cade, questo gli tira, si rialza nel momento del tiro. Neymar è lì che fa la sforbiciata e salta di più. Neymar con la sforbiciata che è alto 1,75 m, che Radu. Vabbè. E nel frattempo, El Shaarawy è stato venduto. E abbiamo anche la partita di Champions League contro l'Arsenal. Giusto per non farci mancare nulla. Avremo una formazione che saranno tutti, boh, morti, stecchiti. Per fortuna abbiamo tanti giocatori che ci possono appunto far rifiatare altri. Ah, invece no. Invece stanno tenendo. Tra l'altro Quaresma è diventato 85. Ma qualche cambio lo faccio io questa volta. Perché il Sharawy tra l'altro è diventato 84. Porca miseria. Aspettavamo un secondo in più. Vabbè, comunque Romero al posto di Ake. Per questa Champions che mi ha chiesto di giocare. E Malinowski al posto di Xavi Simons. Calafiori al posto di Williams. Ci sta perché è diventato 79 Calafiori. E tra l'altro no, va bene così, dai. Va bene così ragazzi. Un po' di cambiamento in difesa. L'Arsenal che ha Nelson, Jimenez, Kulusevski. E poi una difesa 5 bruttissima. Luperto, oddio, è vero. Luperto, Romagnoli e Maguire. Ah, vabbè. Vabbè, raga, ma di che stiamo a parlare? Andiamo a giocarla. Dai, raga, esordio in Champions League. Anche per quest'anno. Sono molto felice, Maguire capitano. Arsenal. Che bello giocare contro squadre di Premier League. Un po' mi manca, ragazzi, ma questa carriera in fondo è un po' così. Cioè, ne becchiamo veramente poche di squadre di Premier. Penso che sia una delle prime, l'Arsenal. Tra l'altro, Kulusevski, che giocatore sarà diventato in quest'anno? Vedremo. C'è tanta Serie A, c'è tanta ex Serie A più che altro. Malinowski intanto la porta bene per Quaresma con 85 di overall fresco. Il capitano Frattesi da Righi Calafiori, che va a cercare ancora il capitano. Calafiori per Briand, che la lascia scorrere! Odegaard! E qui si parte bene! Peccato che Odegaard mi ha sbagliato quel gol contro il Paris Saint-Germain, perché la partenza era uguale. La partenza che avevamo fatto contro il Paris Saint-Germain era uguale, solo che appunto Odegaard di mancino è un conto, Odegaard di testa è un altro conto. Però Briand, tacchettino, e poi Odegaard si inserisce molto bene per il gol del vantaggio 1-0. Martin Odegaard, primo gol in Champions League del Monza quest'anno, lo fa Odegaard, e speriamo che possa essere appunto Il primo dei tanti, dai. Una difesa 5 che è stata bucata dopo 6 minuti. Arsenal da rivedere, eh. Arsenal assolutamente da rivedere. Fekir come interno di centrocampo, poi anche qui non lo so, vedremo. Maitland-Niles lo conosciamo tutti, dentro proprio per Fekir che ci prova. Nelson, tra l'altro. Quante conoscenze in questa partita, eh. Un po' per una carriera, un po' per un'altra carriera, tanti giocatori li conosciamo bene. Calafiori intanto. Porta palla Ricky, aspetta l'inserimento che arriva puntuale questa volta, quello di Briand. Briand più veloce ovviamente la difesa dell'Arsenal. Briand in corso da Luperto, i due si conoscono molto bene. E guardate Luperto, infatti quanto non fa passare Briand. Oddio Luperto, calmo, eh. Briand scappa all'indietro per andare ancora all'avanti e per provare una skill assurda che ci riesce su Suchek. Però non riesce a riprendere il pallone. Briand scatenato, già ha fatto un assist e Luperto l'ha mandato al baretto. Dall'altra parte Raul Jimenez prova ad andare via contro Romero, che ci mette il piede, non è rigore l'arbitro, infatti non fischiare.
Romero grandissimo, Malinovskyi per Politano che va a cercare Martin Odegaard tra le linee. Odegaard aspetta l'inserimento di qualcuno, l'inserimento che arriva è del capitano, il capitano Frattesi, che potrebbe andare un traversone lungo. Non ha capito bene Briand, Malinovskyi però la recupera ancora, Politano di tacco. Come stiamo giocando, ragazzi? FT, buono, capitano, è il GOAT Maguire. Il GOAT si mette in mezzo e là, infortunato Raul Jimenez. Sta succedendo di tutto in questa partita, raga, ma non t'ha toccato neanche. Chi è? No! No, Pejeter, no! No, era meglio Raul Jimenez. No! No, continuo comunque a dire quante boh, quante sorprese in questa partita, veramente. L'Arsenal che mette in panca Wissam Bejedere lo mette dentro per un infortunio. Malinovskyi comunque, attenzione perché Malinovskyi ce l'ha il tiro. Ma oh, raga, devo dire che comunque abbiamo strapossesso palla, cioè stiamo nettamente distruggendo questo Arsenal. Voglio chiudere la partita il prima possibile. Frattesi ancora per Odegaard che aspetta il solito inserimento. Briand di testa, bellissima azione, Leno ci mette la manona. Grande Odegaard, grande palla, ancora Odegaard a cercare sempre Briand. Vediamo Kulusevski se... No, Odegaard la tiene, Kulusevski la voleva spazzare, ma Odegaard appunto riesce a tenerla. È ancora proprio il norvegese che punta... Oddio, cosa ha fatto Odegaard? Cosa ha fatto Odegaard? E poi Politano fermato dal GOAT Maguire. Odegaard è veramente... oggi ragazzi è la sua partita, doveva farsi perdonare del gol sbagliato contro il Paris Saint-Germain, lo sta facendo. Nelson, ex Salford, contro Quaresma. Eccolo proprio Ben Yedder dentro. Fekir, vada, va, caga, primo tiro, primo gol. Ma com'è sto gioco? Ma com'è? Com'è sto gioco? Primo tiro, primo gol. Nelson per Ben Yedder, dentro per Fekir. Vabbè, non so veramente quanti tiri abbiamo fatto noi, loro un tiro, un gol. Ma fa niente, ragazzi, lo sappiamo che è così ormai questo gioco. Frattesi, ovviamente era al 45esimo, ovviamente, ovviamente. Frattesi comunque per Odegaard, c'è anche un'occasione per il norvegese di magari riuscire a farci finire questo primo tempo in vantaggio. Odegaard, bella questa azione, Politano fuori. Ci siamo, ragazzi, si riparte con questo secondo tempo. Stiamo macinando veramente un sacco di possesso palla, quindi mi aspetto il gol, ragazzi, Mi aspetto il gol adesso. Calafiori per Frattesi in mezzo al campo. Odegaard che aspetta l'inserimento di Briand. Viene servito! Briand! 2-1 del Monza! Appena detto, voglio il gol. E subito Odegaard dentro per Briand che fa un bellissimo gol di destro. Grande Briand! Grande Briand! Grande passaggio anche di Odegaard. Gol e assist per il norvegese. Di destro, tra l'altro, perché... adesso c'ha 3 stelle, piede debole, l'abbiamo allenato. Tanta roba! Un volto familiare, Luperto. Sì. È stato il nostro capitano, il nostro ex capitano Luperto. Intanto Malinovskyi recupera un'ottima palla. Romero, occhio perché possa ripartire proprio con Martin Odegaard, che va a lanciare ancora Briand. Maguire però questa volta. E poi Luperto per Romagnoli. Che difesa, ripeto. Romagnoli, Luperto, Maguire. All'Arsenal. Boh. Allora, io direi che è il solito momento, dentro Origi, fuori Briand e fuori Odegaard, dentro Stefan El-Shaarawy. Tra l'altro un po' di riposo, secondo me, più che meritato, anche per Maldini, al suo posto Demir, triplo cambio. Io l'ho detto, ragazzi, non è che perché abbiamo venduto El-Shaarawy non lo mettiamo, cioè lui comunque rimane un nostro giocatore fino a gennaio, e fino a gennaio, appunto, è incluso nella nostra rosa. Briand sta per uscire, però vediamo... se riesce magari a fare qualcosa di interessante. E si prende una buona punizione. E per questa punizione... ah no, c'è Malinovskyi, cazzo, no? Dicevo, cioè stavo pensando tra me e me di non cambiare Odegaard per la punizione, ma abbiamo Malinovskyi, che forse è anche meglio di Odegaard. Intanto mi sa che è bruttino questo fallo, perché l'arbitro sta richiamando Romagnoli. No, giallo. Giallo per Alessio Romagnoli. Pensavo fosse da rosso, perché ho visto un bel po' di casino. Allora, 19 metri, Malinovskyi dalla punizione. Vediamo, ragazzi, mi aspetto tante cose da Malinovskyi in questa punizione. Vediamo. Ruslan Malinovskyi. Ruslan Malinovskyi! Lo sapevo! Lo sapevo! Malinovskyi! Cosa fanno? Cos'è sta roba?
Ma che vi siete bevuti? Pesche sciroppate andate a male. 3-1 comunque, Malinowski era la sua mattonella. Lui lo sappiamo tutti che è un grandissimo battitore di punizioni. E infatti, guardate, Puk, imprendibile, Saka nemmeno salta. E poi Leno poteva prenderla meglio. Però, l'importante è che abbiamo fatto il gol, raga. Malinowski l'abbiamo preso apposta per queste punizioni da una parte. E infatti, 3-1. El Shaarawy intanto appena entrato, perché i cambi comunque ci sono stati lo stesso. Politano che va a cercare Frattesi dentro proprio per Origi appena entrato. Origi prova a superare Luperto. Di no! Divock Origi. Tutto molto bene però. Pallone un pelino fuori. Luperto mi dispiace però lo stiamo prendendo a pallettoni. Maitland-Niles adesso, rincorso da Calafiori. L'Arsenal comunque non ci sta, ragazzi. Siamo alla prima partita del girone di Champions in casa dell'Arsenal. Intanto Radu incrocio dei pali da cross. È un altro Letizia 2.0. Però, dicevo, l'Arsenal non ci starà sicuramente in casa loro. La prima partita di Champions vogliono fare bene e vorranno attaccare ancora di più. Ma questa è un'occasione per provare magari ad allungare ancora su un ipotetico 4-1. Intanto Politano, niente. Oh, oddio. Ultimi minuti dell'Arsenal per provare a fare almeno il 3-2 in casa loro. Fekir dentro, Beyeder, Radu, Beyeder. Lo doveva fa, per forza. 3-2, prende la palla, ma che prendi la palla, sfigato, che manco eri titolare. Si è dovuto infortunare Raul Jimenez per farti entrare. 3-2, la sta decidendo Malinowski su punizione. Però, vabbè, è comunque il giro di Champions League e stiamo prendendo appunto 3 punti. Regà, allora, oggi soltanto due partite perché erano due partite veramente importanti. Dovevamo vincerle entrambi, però sapete tutti quello che è successo. Paris Saint-Germain maledetto. Però, vabbè, dall'altra parte Lipsia perde contro l'Atletico, quindi si spera che possa essere una sfida 2 per il primo posto fra Monza e Atletico Madrid. Però, ripeto, cioè, abbiamo beccato un girone veramente demoniaco. E siamo già a meno 5 dal primo, che è il Paris Saint-Germain. Regala, dovevamo vincere a tutti i costi, dovevamo vincere a tutti i costi e sarà veramente tosta. Va bene, ci vediamo domani, ore 19 circa, da ZV è tutto, seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale. Un bacione.